Sta per partire una nuova puntata di Magazine 7, oggi all'insegna del Natale, piena di idee per i regali, dai cataloghi d'arte da collezionare agli acquisti online che strizzano l'occhio alla qualità e al risparmio. Chi cerca invece un dono diverso dal solito può provare a regalare esperienze. Continua poi, come sempre, il nostro viaggio nel mondo della tecnologia digitale e delle start-up. Senza dimenticare che cambiando i tempi, cambiano anche le esigenze, soprattutto quelle femminili. Ma partiamo subito dalla Triennale di Milano, dove è di scena il meglio della creatività italiana. La dimensione del gioco la più seria che ci sia. Diceva Pablo Picasso, tutti i bambini sono degli artisti nati, il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi. Antonio Romano, architetto, designer e fondatore di Inaria, ci è riuscito. Considerato uno dei massimi rappresentanti italiani del brand design, salentino di maglie e cittadino del mondo, Romano è a capo di un network internazionale e indipendente che da 35 anni lavora sulla creazione e gestione di sistemi di identità per imprese, istituzioni, prodotti e servizi. Il quadrato rosso della CGL, il marchio di Italo, la farfallina della Rai, tra gli esempi più conosciuti. Idee che lasciano il segno, come testimonia la mostra da poco ospitata alla Triennale di Milano e dedicata ai 25 anni del calendario in aria. Mollette, matite, carote e scotch, oggetti di uso quotidiano, capaci di raccontare la vita di tutti i giorni con un inconfondibile segno. Un punto di vista ironico e mai banale. Il segno che esprimiamo noi è un segno spesso effimero, quindi il segno che rimane dentro di me dopo una serata così è dell'affetto di centinaia e centinaia di persone, milanesi e non solo, che sono venute a certificarmi che c'è un dialogo, un rapporto autentico, e questo vale più dei miei segni. La Triennale è il tempio del design italiano. E per noi il tributo a questa città che ci ha permesso di fare un grande salto di qualità e poi ci ha obbligati in qualche modo a cambiare nome. Se non avessimo cambiato nome non avremmo fatto il primo calendario e forse oggi ci saremmo persi tanto. Ma quante furono all'inizio le copie del calendario? 1500 copie nel 91, però facemmo una ristampa subito di altre 1000 e poi quest'anno siamo arrivati a 16.000 copie. Non è male come dato. Ma siamo tutte api operaie e quando dicono che io sono l'ape regina mi rifiuto, sono un fuco. No, scherzo. Comunque l'idea è quella appunto della comunità, noi non siamo un'azienda. Siamo una comunità aperta e più si apre questa comunità, più diventa bello lavorarci dentro, divertente, stimolante. Siamo nel pieno del digitale, ho un'azienda che ha un discreto fatturato quasi 40% nel digitale, ma ciò che mi rende orgoglioso è l'idea del tailor made fatto con le mani, mano e cervello, immaginazione e mano, è la cosa che più amo. Renaissance, rinascita, il nome del calendario per il 2016. Proprio la turbolenza di questa stagione della storia, tra spinte creative e spinte distruttive al tempo stesso, a farmi pensare che sia giusto immaginare una fase nuova. E allora, da un lato, da un punto di vista proprio del riscatto di questa città, del nostro paese, l'idea di rinascita è un'idea bellissima. Dall'altra, a livello individuale, quel pensiero della prima volta. Noi rinasciamo ogni volta in cui ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, di estraneo fino a quel momento ai nostri sensi. E si rinasce, non si nasce solo il giorno in cui siamo venuti al mondo. Questo è quello che auguro a tutti quelli che riceveranno il calendario. E se il nuovo anno è alle porte, anche il segno più bello è sempre quello in arrivo. Il bello è tutto davanti. Valorizzare il patrimonio culturale italiano con l'arte che si fa motore di un nuovo rinascimento. Il futuro del bel paese riparte anche da qui.
immaginano il terrore. Noi rispondiamo con la cultura. Lo afferma con convinzione il premier Matteo Renzi all'indomani degli attentati di Parigi. E che sia proprio la grande bellezza della nostra Italia, custode del più grande patrimonio culturale al mondo, la vera forza per il futuro? C'è da sperarci, almeno, dal momento che, secondo i dati dell'Istituto ISPO, il 67% della popolazione crede che il nostro patrimonio artistico sia da valorizzare. Sono circa 5 milioni gli italiani che vorrebbero acquistare un'opera d'arte, considerata, si sa, un buon investimento, ma c'è dell'altro. All'arte si riconosce infatti sempre più un valore culturale dal forte fascino. Arte quindi che si fa motore di un nuovo rinascimento, come ribadito con forza anche in occasione del lancio del nuovo catalogo dell'arte moderna. Gli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi, editoriale Giorgio Mondadori, alla Casa del Mantegna di Mantova. Indispensabile strumento per artisti, galleristi, collezionisti e appassionati d'arte, l'edizione numero 51 del CAM, accompagnata da una mostra dedicata agli autori di 4 recenti copertine, si rinnova celebrando insieme all'arte plastica e alla 56esima Biennale di Venezia il ruolo che gli artisti hanno avuto prima, durante e dopo la Grande Guerra. Abbiamo ricordato e ricordiamo quanto abbia contato il movimento futurista e quanto ci sia scritto il punto 9 del movimento futurista, che la guerra è la sola igiene del mondo, che è una cosa incredibile detta oggi, ma che allora in virtù di questo cambiamento che i futuristi volevano nei confronti dell'arte decadente, secondo loro, dell'Ottocento, spingeva questi giovani artisti verso l'intervento. All'interno di questo CAM ho visto 4 copertine straordinarie: Mauro Capitani con il suo toro, Alfonso Borghi con 2 CAM, di cui qua abbiamo portato a Casa del Mantegna la prima opera, appunto, che ha fatto la copertina del 41, Armodio, quindi l'eccellenza della pittura all'interno del contesto del CAM numero 50, e l'anteprima del prossimo anno, 2016, Giuseppe Menozzi, colui che ha creato un nuovo modo di fare arte pittorica. Spero che questo dipinto, che io ho realizzato appositamente per la copertina, porti ad essere più coscienti e più consapevoli del nostro ruolo nella società e nella vita, e di capire che la realtà e la verità e la fede può portare soltanto al giusto. Io credo che questa avanguardia rinascimentale, trovandosi in questa splendida cornice che è la Casa del Mantegna, appunto, in Mantova, debba proprio così suggellare questo ritorno, questo ritrovo di quelli che sono i valori, dicevamo, dell'arte. È un grande luogo l'Italia, che è stata davvero incrocio di culture e luogo propulsivo di cultura, di cittadinanza, di grandi concetti universali che riteniamo che la cultura debba riproporre con forza. Oggi non si regalano più oggetti, ma esperienze. Ecco le ultime novità da mettere sotto l'albero. Maglioni troppo stretti, larghi o dalle stampe improbabili, elettrodomestici di cui non conoscevamo neanche l'esistenza e accessori che mai sfoggeremo. Diciamolo, riuscire a evitare il classico regalo sbagliato, quello che provoca delusione o peggio imbarazzo sul volto di chi lo riceve, non è proprio un gioco da ragazzi. Spesso, infatti, passate le feste di Natale, ci si ritrova a fare i conti con inutili doppioni, soprammobili non in linea con il nostro arredamento e magari anche con un quantitativo di dolciumi infiocchettati a dovere proprio quando avevamo deciso di metterci a dieta. Dire addio a questo stress da ricerca prenatalizia e trovare un cadeau davvero gradito e originale, negli ultimi anni ha modificato notevolmente le abitudini d'acquisto di molti. Oggi infatti sono aumentate le persone che scelgono di donare non un oggetto, ma un'esperienza. Una rivoluzione che ha portato sotto l'albero di Natale meno scatoloni e più cofanetti. Da quelli che includono classici weekend nelle capitali europee, fino ai coupon per ritagliarsi una cena speciale, una giornata dedicata al benessere e, perché no, anche un'adrenalinica avventura.
Abbiamo lanciato Smartbox nel 2007 e siamo stati i primi all'interno del mercato a offrire proprio il cofanetto regalo, e abbiamo rivoluzionato il mondo del regalo, perché ormai Smartbox ha sdoganato il concetto, nel senso non si regala più un oggetto, ma si regala un momento da vivere. Nel momento in cui il consumatore riceve un cofanetto Smartbox, deve semplicemente scegliere il partner, quindi la struttura presso la quale vuole prenotare il proprio soggiorno, la propria attività, e prenotarla e recarsi presso la struttura. Nel momento in cui il cofanetto non dovesse essere di suo gradimento ma volesse cambiarlo, può farlo gratuitamente sul nostro sito durante tutto il periodo di validità e scegliere un altro cofanetto che magari è più in linea con le sue esigenze. Inoltre il cofanetto può essere rinnovato durante tutto il periodo di validità, quindi la validità è di 2 anni dal momento dell'acquisto, ma di fatto viene ad essere una validità illimitata perché la si può rinnovare tutte le volte che si desidera. Abbiamo cofanetti che soddisfano tutte le esigenze, sia i ragazzi giovani, per esempio con tutto l'universo dei cofanetti sportivi, come adrenalina, pronti all'avventura, brivido estremo, sia l'universo donna affascinata a magari delle attività all'interno del benessere, come pausa relax per due o momenti di benessere. E poi soddisfiamo anche le esigenze di un target un po' più adulto, con dei soggiorni di un livello un po' più premium, diciamo, come per esempio 2 notti d'incanto o atmosfere d'incanto. L'edizione 2015-2016 i cofanetti Smartbox hanno compiuto un ulteriore salto in avanti, non solo da un punto di vista dei prodotti ma anche dell'offerta. Infatti siamo passati da 33.000 esperienze a oltre 52.000 esperienze. Da un punto di vista di prodotti abbiamo lanciato 7 novità. Per esempio abbiamo lanciato all'interno di questi 7 nuovi prodotti un cofanetto molto interessante per il Natale, che è il cofanetto auguri, con oltre 3.800 esperienze all'interno. Il consumatore potrà quindi scegliere tra soggiorni, gourmet, benessere o attività per un prezzo abbordabile. Le Borghi Più Belli d'Italia è una novità di quest'anno, abbiamo fatto questa partnership proprio con l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, ci sarà quindi la possibilità di andare a vedere dei borghi che al momento sono ancora poco conosciuti. Con il Natale aumentano le vendite online e l'opportunità di risparmio ed efficienza. Vediamo come. Erano gli anni 90 quando l'unico modo che noi italiani conoscevamo per risparmiare sugli acquisti erano i saldi. Poi sono arrivati gli outlet, le cittadelle della moda, che hanno dato la possibilità di comprare a prezzi ridotti capi firmati tutto l'anno. Con la fine degli anni 90 e inizio 2000, il web stravolge le nostre abitudini e si affacciano i primi siti di vendita online. Nel 2001 in Francia arriva VentPrivé.com, che si inserisce sul mercato introducendo l'idea di vendita evento legata a quella di esclusività. VentPrivé è una piattaforma online dove le marche una o due volte l'anno creano degli eventi assieme al nostro staff, mettendo a disposizione dei 28 milioni di membri le loro giacenze a dei prezzi introvabili oggi sul mercato. La vera shopping experience di VentPrivé permette alle marche anche di presentarsi in maniera diversa rispetto a quanto i membri sono abituati. Tuttavia, se gli affari online si fanno tutto l'anno, il periodo in cui servono di più è proprio quello natalizio, dando la possibilità di evitare file nei negozi e di risparmiare. Si acquista molto di più a Natale, noi abbiamo degli aumenti standard a livello di 30%, ma addirittura abbiamo su alcune categorie merceologiche come il vino, come la gastronomia, degli aumenti che arrivano fino al 45%. Le categorie merceologiche più vendute sotto Natale su VentPrivé sono sicuramente tutto quello che ha a che fare con il regalo, e pertanto partiamo dai gioielli, partiamo dai giocattoli, partiamo dal vino e la gastronomia. Parliamo anche da degli oggetti di design che sempre fanno piacere ricevere a Natale. Su VentPrivé i prodotti alimentari che sono più acquistati online sono sicuramente tutto quello che è la gastronomia, e parliamo di panettoni, parliamo di cioccolato, parliamo di vini e di champagne soprattutto. Una grande fetta di offerta è quelli che sono gli addobbi natalizi, anche però tutto il servizio di posateria e decorazione della tavola. Su VentPrivé c'è la facilità di riconoscere delle abitudini regionali sempre più spesso. Basti pensare che la nostra prima regione a livello di spesa durante il periodo natalizio è la Sicilia.
che si caratterizza soprattutto per acquisti di tartufi e cose similari. Vicino alla Sicilia, la Basilicata, per esempio, si caratterizza soprattutto per gli acquisti sugli antipasti. Le regioni che hanno speso di più sono sicuramente la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Curiosità che dei prodotti come gli adesivi, come le decorazioni per i piatti, sono i prodotti che invece attirano molto di più regioni come l'Abruzzo, come la Sardegna, ma anche l'Emilia-Romagna. Si acquistano molti regali online, si acquistano molti regali non solo sotto Natale ma anche durante tutto l'anno, in quanto sempre scherzando ma nemmeno troppo, io sempre dico ogni giorno è Natale da noi. Se un tempo per giocare bisognava vedersi, riunirsi a casa, magari intorno ad un tavolo, oggi ci si incontra online. Il social gaming è il nuovo e più interessante fenomeno della rete. Grazie alla popolarità di Facebook e al desiderio sempre maggiore di confrontarsi con sfide in tempo reale, queste applicazioni sono entrate a far parte della vita quotidiana di molti utenti in tutto il mondo. E per questo sono molte le società di venture capital come Luis & Labs che vedono in questo settore un ricco terreno su cui investire. Noi abbiamo scelto di investire nel settore digital perché il nostro programma di accelerazione è un programma semestrale, quindi ne abbiamo due volte all'anno e solamente le start-up che hanno a che fare col mercato digitale possono in meno di 6 mesi raggiungere il mercato reale. Allora, oggi parliamo di NextWin, che è una start-up che ha aperto per noi tutto un nuovo mercato, quello del social gaming, un mercato enorme. E questa è una delle piccole aziende che possono rapidamente scalare e diventare, diciamo, winner. Giocare online è sempre più semplice, veloce ed intuitivo. Casalinghe, professionisti, persone in genere che in passato non hanno neanche mai acceso una console, sono oggi tra i più agguerriti giocatori online e tengono al proprio prato digitale spesso più che a quello di casa. Il mondo del social sta rivoluzionando la società, in particolare il digital sta aprendo moltissime nuove prospettive. Basti pensare che il 50% degli utilizzatori di un social network nell'ultimo anno hanno anche utilizzato un social game. In termini di crescita, il mercato del social gaming negli ultimi 4 anni è cresciuto a un tasso vicino al 30% su base annuale e sta raggiungendo come numero di utenti attivi quasi 1 miliardo all'anno di giocatori. Let's dance late. Il segreto di mantenere una startup attiva sta nel loro team, capace di generare continuamente nuove idee e di riposizionarsi. Abbiamo avuto altri esempi qui nel nostro acceleratore d'impresa di team che erano partiti con un'idea e poi si sono adattati man mano al mercato dove esso andava. NextWin è nata sul finire del 2014, ma siamo online dagli inizi del 2015. Con Enrico e Luca siamo amici da sempre, siamo appassionati di sport e di calcio in particolare e da sempre ci ritroviamo magari la domenica a fare pronostici. Però molto spesso ci siamo resi conto che la maggior parte delle volte perdevamo ed eravamo desiderosi di inventare qualcosa che ci permettesse quindi di ridurre le nostre perdite e al contempo di divertirci. Così, pensando e ripensando, abbiamo deciso di creare un sistema che puntasse di più sul divertimento e ad oggi abbiamo circa 20.000 iscritti sulla piattaforma e sono state a giocare più di 200.000 schedine for fun. Il meccanismo che permette di vivere all'interno della community è molto simile a Twitter, infatti è possibile seguire gli altri utenti, commentare le loro schedine, condividerle, mettere like e questo crea un forte meccanismo sociale che permette a tutti gli utenti quindi di vivere all'interno di una comunità e condividere le proprie esperienze in modo molto divertente e dinamico. Noi siamo partiti chiaramente da un sistema che già esisteva, che era quello delle scommesse per soldi, ma abbiamo deciso di prendere solamente la parte divertente, quindi sganciandoci totalmente da quello che era l'obiettivo di giocare solamente per vincere dei soldi. Oltre a questo abbiamo cercato di dare anche uno strumento a tutti coloro che sono appassionati di pronostici che permettesse loro di capire dove stanno sbagliando
sbagliando e quindi di migliorarsi. E quindi anche dare una possibilità di limitare quelle che sono le giocate compulsive, perché il giocatore ha sempre a disposizione quello che è il proprio storico di giocate e quindi capisce se quel momento sta vincendo o perdendo. Scopriamo com'è cambiato il ruolo delle donne nell'ultimo secolo e quali sono oggi le loro necessità. Non c'è dubbio che nella nostra società la figura femminile sia andata incontro nel corso dell'ultimo secolo a notevoli trasformazioni che l'hanno vista evolversi da fulcro della casa a donna indaffarata fuori e dentro le mura domestiche. Dalle applicazioni per tablet e smartphone per girare di notte da sole in sicurezza, alle agende multimediali che ricordano gli appuntamenti importanti, se da anni ormai proliferano sul web soluzioni interattive per andare incontro alle necessità dell'universo femminile, le novità più sostanziali arrivano dal fronte degli istituti assicurativi, che nell'ultimo periodo hanno acceso i riflettori sull'altra metà del cielo con proposte ed offerte create ad hoc. Come testimonia il colosso inglese Aviva e il suo nuovo pacchetto Viva le donne, declinato rigorosamente in rosa. Aviva è una compagnia con 300 anni di storia, nata in Gran Bretagna, dove tuttora è il primo gruppo assicurativo del mercato, con un'offerta di prodotti completa, dalla casa alla salute, dal risparmio all'investimento. Il ruolo delle donne oggi è molto cambiato. Sono sempre più dinamiche, indipendenti e molto impegnate. Si confrontano oggigiorno con ritmi sempre più veloci e diventa quindi fondamentale trovare un equilibrio tra le mille cose, tra cui si dividono famiglia, lavoro, figli, ma anche sport, cucina, amici e molto altro. Il primo avversario delle donne di oggi è il tempo, ovvero la paura di non riuscire a fare tutto in una giornata di sole 24 ore. Diciamo che ogni prodotto che Aviva crea vuole essere una soluzione a un problema, una risposta concreta. Abbiamo ascoltato i desideri e le difficoltà quotidiane delle donne e creato l'offerta Viva le donne per parlare direttamente all'universo femminile. Viva le donne è un'offerta di tre prodotti, dedicati alla tutela della persona e della famiglia, della casa e dell'auto. Oltre alla copertura assicurativa abbiamo deciso di aggiungere un servizio in più. Ad un prezzo simbolico viene offerta un'assistenza specifica, ovvero un aiuto concreto mirato a semplificare la vita di tutte noi donne. Facciamo un esempio concreto, si rompe un tubo e mi serve un idraulico. Un'assicurazione davvero vicina alle clienti mi permette di trovare un idraulico 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, perché così mi offre un servizio tempestivo e veloce. E in caso di inagibilità della casa, beh, mi paga le spese dell'albergo. Così come per la casa e in mobilità le donne vogliono sentirsi tutelate, soprattutto in caso di imprevisti. Il prodotto auto dell'offerta Viva le donne propone un'assistenza 24 ore al giorno sia in Italia che all'estero, in caso di guasto, incidente o furto. Questo che cosa significa? Che se la sera sto guidando, magari da sola e ho un problema, grazie ad un numero dedicato posso ricevere diversi servizi, come l'intervento di un'officina mobile, il traino dell'autovettura, ma anche un'auto sostitutiva. Le donne di oggi sono più attente alla salute, ma anche molto informate, ed è per questo che sanno che la prevenzione è il primo passo contro uno dei mali ancora più diffusi ad oggi, ovvero il tumore al seno. Per questo abbiamo deciso di creare Aviva Smart Protection for You, che oltre a tutelare la famiglia, offre alla donna 5.000 euro di capitale in caso di diagnosi di questo mal, da utilizzare per tutte le spese. A Roma, in via Frattina, è stato da poco inaugurato il nuovo flagship store firmato Freddy, l'azienda leader nell'abbigliamento sportivo. 200 metri quadri di design, in cui per la prima volta lo spazio è definito dalla collezione. Questo è un restyling non solo di questo negozio, ma di una strategia di crescita e di successo che ha il nostro brand negli ultimi anni, sviluppato e appoggiato da questa tendenza della athleisure, un abbigliamento che, pur mantenendo i canoni tecnici e comodi dello sport, ha un richiamo al mondo del fashion. A celebrare il nuovo indirizzo romano, il lancio della Divo Curve, la giacca pensata per esaltare le forme femminili.
La giacca curva rappresenta per noi entrare nel mondo del capospalla, un mondo dove tutto sommato non siamo mai stati leader, dove crediamo con questo prodotto di essere riconoscibili al massimo proprio per questo elemento unico nel suo genere di una zip che non finisce sul fondo ma finisce sul fianco. Questa giacca mi piace moltissimo perché rappresenta la femminilità, appunto perché richiama le curve proprio della donna, e mi piace anche perché è sportiva ma può essere benissimo abbinata anche a un qualcosa di glamour, come potete vedere la mia gonna. A Milano Samsung lancia Galaxy Generation, un progetto 100% italiano, nato per raccontare una generazione di giovani promesse che grazie a passione, determinazione e talento è riuscita a realizzare i propri sogni in ambiti quali danza, sport, design, food, scienza e business. Samsung da sempre si è impegnata nel sostenere i giovani cercando di dare supporti ovviamente nell'ambito in cui siamo bravi noi, quindi la tecnologia. E Galaxy Generation nasce proprio come obiettivo di dare un qualcosa di concreto a queste generazioni. E noi vogliamo dare visibilità a dei giovani talenti che ce l'hanno fatta, che sono un modello di riferimento per tutti gli altri giovani, perché abbiamo visto questa mattina che con la determinazione, la passione e un pizzico di tecnologia si riesce veramente a fare delle grandi cose. Loro si sono rivolti prima al Teatro alla Scala, dato che sono partner del Teatro alla Scala, e poi dopo hanno coinvolto me e io ho subito accettato perché credo che sia una bella iniziativa. E spero che possiamo io insieme agli altri champions trasmettere ai giovani le nostre passioni e il modo di affrontare la vita piena di difficoltà e sacrifici. Sempre a Milano si è appena conclusa la sesta edizione del progetto Osservatorio Cera di Cupra. Nato dalla volontà del marchio da oltre 50 anni a servizio della bellezza femminile, di monitorare l'evoluzione del ruolo delle donne. Tema della conferenza 2015, i risultati di un'indagine socio-antropologica sugli stereotipi di genere e l'assegnazione di 12 borse di studio. È mia figlia Monica che ha iniziato lei questo progetto qui di comunicazione da parte di un'azienda verso la donna, una comunicazione che non è la solita comunicazione pubblicitaria, ma che ha un aspetto culturale. E in questa maniera noi siamo riusciti a legare l'azienda, la farmaceutica dottor Ciccarelli, maggiormente alle donne e nello stesso tempo al marchio Cera di Cupra. Noi media abbiamo una grande responsabilità, che è quella di cambiare gli immaginari. Abbiamo anche detto che i processi sociali sono lenti e quindi siamo in cammino, è ovvio, faremo 4 passi avanti e 25 indietro, ma il confrontarsi su questi temi è il nostro lavoro.